Questa è una regione che è abituata a collaborare con i comparti produttivi, con i ceti economici per creare lavoro e occupazione, che è il vero nostro assillo. D'altra parte abbiamo siglato un patto per il lavoro con tutte le organizzazioni sindacali d'impresa e per noi è fondamentale aver chiarito innanzitutto quello che è il nostro fabbisogno infrastrutturale, cioè poche, anzi meno opere diciamo sulla carta e più opere cantierate. In particolare noi ci siamo concentrati come infrastrutture materiali nella realizzazione della Cispadana, che per noi è prioritaria perché peraltro è una delle opportunità di collegamento est-ovest della nostra regione, ma assolve anche la funzione di competitività territoriale per un'area colpita dal terremoto. L'autostrada Campo Galliano-Sassuolo, poiché serve il distretto delle ceramiche, il nodo Bologna, perché è fondamentale appunto l'attraversamento di questo territorio, e il porto di Ravenna, che non è il porto di Ravenna ma il porto a Ravenna, in realtà è il porto dell'Emilia-Romagna perché è uno dei primi porti in Italia per l'importazione di merci. Sul fronte invece delle opere, delle diciamo infrastrutture immateriali, l'obiettivo nostro è quello di diffondere la banda ultralarga 100 mega entro il 2020 a tutta la popolazione, 30 mega entro il 2020 a tutta la popolazione dell'Emilia Romagna, e al 50% di essa la banda larga a 100 mega. Abbiamo cominciato però con dei bandi specifici per le realtà economico-produttive, 160 sono i distretti artigianali che noi cableremo appunto con la fibra ottica entro il 2020, che sono quelli pervenuti come bando per il quale abbiamo stanziato 26 milioni di euro proprio in questi giorni. Quindi cominciamo dalle imprese, perché le imprese hanno bisogno non solo di reti materiali ma anche di reti immateriali.